Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Stiamo celebrando la quarta domenica di Avvento, siamo ormai nella imminenza della grande festa del Natale del Signore, e oggi il profeta Michea ci illumina con una profezia dell'Antico Testamento. Così la comunità cristiana ha sempre letto questo passo del profeta Michea, in cui si dice che un nuovo Davide, un nuovo re, verrà a portare la pace. E tu, Betlemme, non sei la più piccola delle borgate di Giudea, da te uscirà, ecco, veramente potremmo dire noi, il Salvatore del mondo. E allora questo piccolo brano ha fatto un giro del mondo, è ricordato da tutti i cristiani, di tutte le confessioni, perché Betlemme ci parla di Davide, ci parla di Gesù, ci parla della sua discendenza davidica, ma soprattutto Gesù è il vero re che viene a instaurare la pace nel mondo. Una pace però che non sempre viene accolta da coloro che incontrano il Signore. 7 secoli dopo la vita del profeta Michea, in un palazzo, nel palazzo reale di Gerusalemme, un re e altri re ascoltano questa parola. E il re Erode, il quale, ascoltando il libro del profeta, il rotolo del profeta Michea, si fa prendere dalla paura e dalla rabbia. I magi, che secondo la tradizione popolare sono anche loro re, però la scrittura ci parla, ecco, di sapienti dell'Oriente, e vengono anche loro a Gerusalemme, incontrano il re Erode, ma soprattutto ascoltano questa parola e il loro cuore si riempie di gioia e di speranza. Erode e i magi, entrambi ascoltano la parola di Dio, entrambi hanno delle reazioni diverse, una di ostilità e di paura, l'altra invece di speranza e di gioia. Perché tutto questo? Perché il Cristo è sempre segno di contraddizione. Ma sicuramente in questa domenica le figure principali, se così possiamo dire, sono Gesù e Maria. Gesù e la sua Santissima Madre. Il brano che ascoltiamo e che ascolteremo durante le celebrazioni di questa domenica vuole sottolineare la benedizione di Maria. Maria è la benedetta, Maria è beata, ed è proprio Elisabetta, sua parente, così come dice l'angelo, e viene saluta Maria in questo modo: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E poi dice ancora: beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Benedizione e beatitudine.
sono le caratteristiche di Maria. È Maria che viene guardata con amore di compiacenza da parte del suo Signore. Soprattutto i primi capitoli di Luca sono dei capitoli che inneggiano alla gioia, ci sono tanti cantici, basti pensare al Benedictus, al Magnificat, ma anche Elisabetta a suo modo compone un piccolo inno proprio nei confronti della Madre di Dio. Basti pensare che benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, ogni giorno risuona sulla bocca di milioni e milioni di cattolici, ma anche di coloro che magari si avvicinano alla figura di Maria nella preghiera dell'Ave Maria, dopo le parole dell'angelo, Ave piena di grazia, il Signore è con te, ci sono le parole di Elisabetta, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E questo frutto del grembo è proprio lui, Gesù Cristo. La benedizione di Maria, cosa indica che Maria è benedetta? Maria è benedetta perché è guardata con amore dal suo Signore, e la benedizione indica la presenza di Dio nella vita di una persona. Maria è veramente la verbizzata, Maria è tutta piena di grazia, tutta piena di Dio. È piena di Dio nel suo grembo, è piena di Dio nel suo cuore, nella sua mente, nella sua volontà, nell'intelligenza. Veramente Maria è lo specchio del Signore, è il prototipo della vera umanità redente e salvata dal vero Adamo, il vero uomo perfetto che è Cristo Signore, figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza. Maria è benedetta perché in lei è presente Dio, ma soprattutto Maria è anche beata, e non la beatitudine mondana. Tante volte anche noi diciamo alla gente, forse anche noi stessi, beato te, per determinate situazioni o determinati magari modi di vivere. Maria è beata perché, dice Elisabetta, beata colei che ha creduto. Maria è beata perché è credente. E proprio l'originale greco di questo testo rimanda proprio a questo participio presente. Maria è la credente, per questo è beata. E allora Maria non è tanto beata perché in lei c'è stato il figlio di Dio, così come disse una donna dalla folla, beato il grembo che ti ha portato. Ma soprattutto Maria è beata, così come dice il suo figlio Gesù, beati sono coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. È la prima beatitudine del Vangelo, quello che viene data a Maria. E anche noi, ancora adesso, ancora in questo momento della nostra storia, la guardiamo come veramente il nostro modello di fede. E lei, dai padri della Chiesa, viene raffigurata non solo come la nuova Eva, ma anche come Abramo, nostro padre nella fede. E allora vogliamo chiedere alla Vergine Santa proprio di accoglierci nel suo cuore immacolato, perché in questo Natale del Signore possiamo rinnovare la nostra fede nel suo Figlio Gesù e gioire immensamente per aver incontrato la felicità della nostra vita.